Buongiorno, oggi noi celebriamo la festa della Sacra Famiglia, un giorno molto importante per ognuno di noi perché anche noi viviamo in una famiglia. Quindi io vorrei dire così, e noi sappiamo Sacra Famiglia, un buon esempio per noi per seguire. Il Vangelo di oggi possiamo vedere Maria e Giuseppe ha portato Gesù per presentare lui davanti al Signore, quindi portato Gesù alla Chiesa. Quindi che cosa ci insegna? Una famiglia sempre seguiva la legge del Signore, una famiglia sempre ascoltava la parola del Signore. Una famiglia sempre camminava con Dio. Quindi questo dobbiamo imparare nella nostra vita come una famiglia. Possiamo anche, voi siete, sta facendo questa cosa, ma possiamo fare un po' di più. Possiamo stare con Dio, possiamo camminare con Dio, possiamo ascoltare il nostro Signore quando, come noi viviamo una famiglia. La seconda cosa la Sacra Famiglia ci insegna. Noi sappiamo erano le difficoltà quando hanno vissuto insieme, ma hanno confrontato tutti i problemi insieme, Maria, Giuseppe e Gesù. Ci sono i problemi e le difficoltà della nostra vita, quindi possiamo confrontare queste cose insieme. Moglie, marito, anche figli, insieme. Condividete le problemi, le difficoltà della vostra famiglia con le persone della vostra famiglia. Sicuramente quello vi aiuta per confrontare le problemi della vostra famiglia. Quindi possiamo seguire la legge del nostro Signore. Camminiamo con il nostro Signore, anche possiamo confrontare i problemi della nostra famiglia insieme. Affidiamo tutto al Signore. Dio vi benedica, Dio benedica vostra famiglia, i vostri nipotini, i vostri figli. Quindi questo anche l'ultimo giorno di questo anno. Quindi prendiamo questo giorno per ringraziare il Signore per tutte le cose che abbiamo ricevuto da Lui. Quindi anche entriamo. Anno nuovo 2024 con la speranza, con la preghiera. Dio vi benedica. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.